Via! Amici di Per la Strada, buon pomeriggio a chi ci guarda di pomeriggio, buonasera a chi ci guarda di sera, buonanotte a chi ci guarda di notte, eccoci qua. Vedete, siamo in via Manno, no, non siamo in via Manno perché c'è troppa gente oggi. Magari siamo, che so, in via Roma, neanche, non è possibile che siamo in via Roma, c'è troppa gente, vedi che sta gente che c'è qua. Amici Per la Strada, è iniziato praticamente quello che sarà il format di Per la Strada, però oggi noi non faremo proprio quello che abbiamo pensato, perché questo è un battesimo di quello che sarà Per la Strada in Europa. E abbiamo già due personaggi molto importanti che potranno darci una grande mano d'aiuto, ma prima di fare questo saluto prima il signor Salvatore Biosa. Ecco, sardo. Certo. Di dove? Di Sassari. Di Sassari. Poi, visto che tu sarai più tempo con noi, avremo modo di poi di scoprire alcune cose su di te. Senza cosa dubbio. Fai, eccetera. Ma tu ci hai portato oggi invece al battesimo di questa nostra trasmissione un personaggio importante. Grazie. Beh, questa è una città molto importante, Amsterdam ospita tantissimi italiani, tra i quali molti sardi. Oh. E sono lieto di presentarvi il reggente, la signora Piacere. Laura Giovenco, che regge il Consolato d'Italia ad Amsterdam. Oh, complimenti. Piacere. Piacere tutto nostro. Noi sappiamo che lei ha minuti contati perché oggi c'è un congresso importante, ricordiamolo. Sì, che si svolge congresso proprio... per la Lega Sarda proprio. Esatto, che si svolge ad Amsterdam. Ecco, lei da quanti anni vive? Io sono dal 96 che sono qui in Amsterdam. E prima anzi ero a Rotterdam e adesso... sono qui dal 98. Ecco, senta, lei non è sarda? No, assolutamente, che... sono della capitale, sono romana e quindi senta, come tale parlo un po' di tutto. Un po' di tutto. Ecco, senta, una curiosità, com'è questo rapporto con i sardi? Ottimo. Ottimo, sono numerosi, sono spesso e volentieri il nostro diretto collaborazione e contatto. Abbiamo un grandissimo corrispondente consolare che è il nostro Piga. Ah, ecco, quindi dopo lo sveliamo. No, sì, il nostro Piga, non lui, ma un nostro connazionale che si dedica, che è nell'Imburgo, ecco. E si dedica con grande amore, con grande dedizione ai nostri connazionali, dove veramente sono la parte più numerosa in quanto era la zona delle miniere e come tale l'emigrazione più grande, come si sa, è avvenuta proprio nell'Imburgo. Come si sono inseriti, secondo lei, ecco, i sardi in Olanda? Ma io penso molto, ma molto bene, anche perché proprio per poter continuare a sopravvivere in questo paese dovevano in ogni loro manifestazione integrarsi a quello che poteva essere la vita di tutti i giorni, quindi cominciando ad andare a scuola, cominciando ad imparare la lingua olandese, a convivere e vivere con gli olandesi. Bene. Noi la ringraziamo per questa piccola ciliegina che è poi il battesimo della nostra trasmissione. Io ringrazio voi e arrivederci. La ringrazio e speriamo, ecco, noi la facciamo scappare perché deve presenziare al congresso. Al congresso, è giusto. Comunque buona continuazione. Grazie. E buona fortuna. Grazie. Per questa nuova trasmissione. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Salutiamo il vice console reggente appunto di Amsterdam. Amici Per la Strada, è iniziato il grande battesimo del fuoco. Ovviamente siamo all'estero e queste immagini non è che mo ci trasferiamo fisica in Olanda. Venga, che mo mi viene difficile chiamarla sempre. Mi puoi dare del tu e mi chiamo Tore Biosa, oh, per gli amici. Tore di Sassari. Che cosa ti occupi tu qua? Ma io camminiamo intanto. Venni qui. Ma quando ci abbiamo di nostro? Vai. Ah, vado, andiamo. Venni qui. Prima di un canale, facciamo vedere che siamo ad Amsterdam. Nel 1969 andai a lavorare in una ditta come l'Alfa Romeo. Oh. Sì. Stetti molti anni lì a lavorare, ero un dirigente. E poi feci un bando di concorso al Ministero degli Esteri e vinsi questo bando. Andai a lavorare in ambasciata, ecco. Feci tante cose. Dopo 24 anni di ambasciata andai a lavorare al consolato, cioè venne un trasferimento che giustamente voluto da me, perché avevo la famiglia qui e quindi il viaggiare era un po' troppo pesante. Sono contento del mio lavoro, mi occupo di tante cose.
È un bel paese. Che meraviglia, che stiamo inquadrando qua? Un canale? Questo è il canale, il single, ah, è il famoso canale dei fiori. Comincia a parlare l'inglese. Fiori olandesi. Adesso è coperto da mercato queste. Dei fiori. Sì, adesso è coperto da queste, diciamo così, barricate. Sì, cominciamo a fare una critica, se no sempre da noi critichiamo, e critichiamo un poco pure loro. Nel senso buono di. Certo, perché non lo permette il clima più che altro. Ah, ecco, per quello. Sì, no, ma d'estate vengono. No, però attenzione, noi stiamo guardando la schiena delle baracche, poi dall'altra parte. Così. Andiamo a vedere, che così se no pensa che stiamo facendo solo la cosa brutta, invece dobbiamo, noi dobbiamo internazionalizzarci ormai. Poi anche una giornata adatta, cioè non solo quelle piovose, quelle piene di nebbia, oggi è particolare, è una giornata di... Guardate che meraviglia, questi sono proprio i famosi tulipani. Sì, sono... c'è di tutto qui, ma si prendono anche delle fregature, bisogna stare molto attenti. Chiedi quando costano un tulipano? Quando si piantano, come li hanno regalati. Quando si pianta un tulipano? A chi lo chiedo? C'è scritto, non fa fai figuracci. A chi chiede? Non ci sta nessuno. A chi? Aspetta, ma come si può dire? Che devo chiedere io? Quando va piantato? Chi lo sa dire quando va piantato un tulipano? Vabbè, mo ci provo. Sorry. When this go under the terra? Ecco. È difficile, non ci riesco. Provi a tradurre. Ma io vorrei dire tulipi in hard coit. I'm sorry, I don't speak. I'm sorry. Va bene, non parlo manco olandese. I speak bad English, sorry. It's okay. E vabbè, non lo sapremo mai quando vanno. Ma che tamborte quando vanno a andare in nuovo punto? Ma che tamborte? Ci sarà scritto da qualche parte? Ma... Io intendo di fiori un pochino. Però vengono già messi adesso in terrazzo. Questo è il momento. Sì, questo è il momento. No, ci vuole tanto, ci voleva per capire quando. Sono i primi tulipani che si possono già avere a febbraio, marzo. Andiamo a vedere un po' di gente. Ecco, dove stiamo andando? Spostati, non cominciamo pure qua. Vai. Qua c'è gente, ne ho spazio. Buongiorno, come va? No, è Pesfiglio, uno che ti riconosce in Olanda, uno rimane sbalordito, come va? Bene, anche. Sei italiana? Sì, abbacciato. E che ci fai qua? Per lavoro. Per lavoro, ma sei sarda? Ma non è possibile. È per quello che... Ma non è possibile, ma questa è fantascienza, amici da casa. Ma da molto ci sei qua? Una settimana? Sembrava un olandese, scusa. Di dove sei? Di Cagliari. Ma lascia l'immagine. Una cosa allucinante. Sì, però no. Vabbè, comunque sono contento di averti conosciuto. No, che non fatemi comparire, approfitto, saluto a qualcuno. No. Saluto io per te, come ti chiami? Dimmi il nome. Michela. Michela saluta tutti quanti a Cagliari, sta una bellezza, sembra quasi un olandese. Grazie. Però è sempre cagliaritano, doc. Grazie, mi ha fatto piacere vedere. Incredibile, ma mo sembra fatta apposta, mo non ci credono da casa. Io l'avevo preso per un olandese, cioè. Ma lei la conosce? No. Guarda che combinazione, guarda. Ma tu hai capito, qua facciamo le trasmissioni all'estero e incominciamo a incontrare cagliaritani. Ci sono molti locali italiani. Ah, ecco. Sì. Ma chi l'avrebbe mai detto di incontrare una cagliaritana? Comunque qua amici da casa, la vita. Un ragazzo di Cavoi. E dov'è? Sono ora qui al bar. Ma che fai? Mica puoi entrare in un bar con la telecamera? No, non puoi entrare nel bar con la telecamera, l'hanno avvisato prima. Sono vietate le telecamere e c'è la privacy, fuori in mezzo alla strada puoi fare quello che ti pare. Dentro i locali non si può, giusto? Sì. Che fa? Guarda lei. Io guardo perché mi incuriosisce un po'. Un occhiettino così. Sì, salutiamo. Sono simpatici, la verità che ciao. Ciao. Ma comunque sono simpatici qua. Quasi mi trattengo una settimana, mi faccio una cinquantina di puntate qua, ma sono a posto per tutto l'anno. Questo è importante. Dove stiamo andando per la posizione? Questo, ripeto, questa è la zona del mercato. Canale single dove? Un attimo. Sta spiegando, ma lo chiedo, non ti preoccupare. Dove? Qui, tutti. Questo è un posto turistico dove tutti vengono qui a comprare tulipani, bulbi. Qui c'è di tutto. Pieno di bulbi proprio. Dove ti giri c'è un bulbo. Sì. Poi ci sono i mercati generali, giustamente, che vendono questi prodotti quotidianamente, dappertutto. Non è che... Tempo che stiamo passeggiando in questa via meravigliosa, ma poi ne vedremo tantissime altre. Vi ricordo, amici di Per la Strada, il numero di fax che Ugo sicuramente adesso si ricorda, che è il 070 40 91 201, giusto? Ecco, allora se ci volete invitare, così come hanno fatto qui ad Amsterdam, potete farlo tranquillamente anche voi, basta mandare un fax allo 070 40 91 201, d'accordo?
Mi fa piacere che ci guardano e sorridono, è bella questa cosa. Ma che, ma non hanno mai visto una curioso. Ma dico, a parte curioso, ma non hanno mai visto una telecamera? Ma sì, è che è un paese delle telecamere. Ah, ma ce n'è gente che esce in giro con la telecamera qua o no? Sì, 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 sì. Ah, ce n'è? Sì, sì. Ah, non è che siamo solo lui qua che ci guardano tipo UFO, robot, no? Qui capita molto volentieri. Ah, ce n'è. Intervistato giorno per giorno. E rispondono alle domande, sì, sono sì. Sembrano che dai arrivano. E quindi però, ma che domande? Devo fare una domanda che dico, where you come from? Mi dicono da là, ma dall'Olanda. Aspetta, chiedo, aspetta. Ecco, il nostro... Chi è? Ecco. Chi è? Cos'è, Sandro? Sì, sì, ma sì. Greca? Ma siamo a Via Roma allora qua. Ma che poi dopo la fine non ci credono. Ma perché lei è sardo? Siete sardi? No, siamo italianissimi, ah, e non so. Ah, perché mi stavo venendo... Mi stavo venendo un dubbio, ho detto, ma qua dove mi giro in giro sto parlando? Una volta una cagliaritana, un'altra milanese. Voi invece milanese. Siete milanese, che ci fate qua? Viviamo in Belgio. Ah, in Belgio, bravo. Siamo in trasferta. Ma non siete giovanissimi? Siamo giovanissimi, studiamo in Belgio e siamo in trasferta. E che studiate di bello? Scienze turistiche, io lei. Ingegneria meccanica, io e lui. Bellissimo, complimenti. Grazie. Oh, ma vi state divertendo, sì? Sì. Sì. Dai. Come si chiama questa via? Via! Via dei fiori galleggianti. Via dei fiori galleggianti, potrebbe essere un nuovo bellissimo, un bel nome. No, non si chiama così. Però ho vinto qualche cosa. Ci sta bene. Ho vinto qualche cosa. Un guarda, diventa sicuramente un bulbo. Perché qua se dove giri di giri c'è un bulbo. Va bene, comunque potete tra l'altro salutare i vostri parenti, perché questa puntata va in onda la prima settimana di dicembre, perché Sardegna 1 va in onda via satellite. Quindi se avete la parabolica, avete degli amici, no, salutate. Sardegna 1. Sardegna 1. Salutate gli amici allora. Ciao ragazzi. Ciao Michele. Ciao Vasce. Avvisatevi. Ciao ragazzi. Andiamo, va. Allora, Ugo, mi sa che dobbiamo andare a pubblicità, perché anche qua all'estero mandiamo a pubblicità. Ma non c'è adesso. Ma più o meno quanto ci abbiamo? Che vuoi sapere? Fammi sapere quanto ci abbiamo di nastro. Perché sennò se qua ci allontaniamo, poi dopo dobbiamo ritornare. Voglio arrivare con il microfono in fronte, lo dici che io mi nervosisco. Poi la casa la gente dice perché mi arrabbia. Allora ci racconti un po' della. Però spostiamoci da qua, sembra via dei fiori. C'è una traversa dove uno può sbucare da un'altra parte. Sì, usciamo qui e andiamo in. Sono dei locali latinoamericani. Oh, vediamo questi locali sudamericani. Dove. Parla anche a quest'ora, no? Ma ci sono locali che si balla tutto il giorno, veramente. Questo è un paese che vive giorno e notte, 24 ore su 24 ore. Mi ricordo. Divertente, allegro. Ecco, stavo dicendo, è molto libero ovviamente. Direi un po' troppo. Allora, stavo dicendo, amici di Per la Strada, vi ricordo che è iniziato il nostro tour internazionale. Non è ovviamente facile, perché oggi non è tanto questo il format. Salutiamo tutti questi bei ragazzi, belle ragazze che ci sono ovviamente. Ecco, non dimentichiamo che allora 070 40 91 2. Ciao! Dove siete voi? Where you come from? From Poland. Slovakia. Slovakia. Austria. Oh. You are here in holidays? Yeah. Oh, yeah. How many days? We came just for two weekends, yeah. Oh. And in the night you dance? Oh, yeah. Yes? Tonight, yes. And, aspetta, devo spiegare pure a loro. Ecco, devo spiegare anche a quelli a casa, un attimo, sorry. Sto dicendo, ma avevo di serve divertire andando a ballare tutta la notte, benissimo, giusto? How many in the morning, when you go? When we woke up. Quando vi svegliate, a che ora vi svegliate la mattina? Come si fa a tradurre a che ora vi svegliate la mattina? When you in the morning sleep or in the night? Tonight discoteca, no? Yeah. And, yeah. And the morning? No, we came just a little bit of sleeping and then go. Fanno una notte e vanno via. Polska. Fanno una notte e vanno via. Polska. Yes. Loro sono polacche. È polacche. Good holiday. Yeah. Noi siamo italiani. Oh, ok. Ok, yeah. Thank you. Very thank much. You too. Bye okay, bye. Ok, bye. Ma che stiamo facendo? Cavolo. Alto chi va là? Siamo tornati. Allora siamo tornati alla pubblicità, eccoci qua, guardate che, ecco, questa è una cosa particolarissima di Amsterdam. Sì, questa è una casa costruita all'incirca nel 1600 e vedete le costruzioni un po' limitrofe, fatte così in pietra cotta, tutte in pendio, perché purtroppo Amsterdam è stata costruita in queste isolette, sulle palafitte, vedi?
Incredibile, guardate come sono inclinate. Ma perché sono inclinate? Sono inclinate perché il terreno sotto è paludoso. E poi c'è un trillio, c'è qualcosa che insomma... Infatti, se vedete, sono tutte ancorate con dei ferri. Vedi i ferri che ci sono là? Quei ferri che ancorano lì. Sì, sì. Tengono le pareti legate una con l'altra. C'è incredibile, questo non lo conoscevo, non sapevo. Perché qua, guarda qui. Ma sono ancorate. Questi sono dei ferri che partono da lì e vanno dall'altra parte dell'edificio. Addirittura. Quindi chiudono le mura, le diciamo mura. Così. Pazzesco. Incredibile. Allora, intanto vi ricordo, per quelli che si stanno mettendo in contatto adesso, non siamo in via Man, come avete già potuto immaginare, siamo ad Amsterdam, stiamo cominciando a battezzare la nuova trasmissione di Per la Strada. Ma prima devo ricordare una cosa importantissima. Intanto stiamo cercando di raggiungere il corso, giusto? Sì, sì, sì. Intanto vedete che bello qua, è sempre pieno di gente, meraviglioso. La chiesa di San Francesco. Chissà se possiamo andarla a vedere, un momento avvisimo pure le chiese ad Amsterdam. La mattina è aperta al pubblico. Bisogna farle aprire le chiese anche all'estero. Faremo sia che le stanno chiudendo. Ah, ecco. Addirittura qua stanno chiudendo, invece di aprire. Stanno chiudendo le chiese, purtroppo. Sono poche quelle che ancora. Guardate gli amarilli che ci sono qua, sono belli. Dove sono gli amarilli? Favore gli amarilli, che bello l'amarillo. Don't touch, non toccare. Ah, ecco. E poi un bicchierozzo grande di acqua. E vengono fuori questi meravigliosi. Quasi quasi. Hanno dei prezzi contenuti, no? Ma in due settimane c'hai già la pianta. In due settimane? Due settimane, sì. Voglio comprare un amarillo, un momento. Ma come si chiama? Amarillo? Sì, amarillo. E dopo un momento, in data asco l'amarillo. Uno lo acquista e se lo porta via. Va bene, dai. Dopo al ritorno mi accatto l'amarillo. Andiamo. Stavo dicendo una cosa importantissima, non fa dimenticare. È che anche quest'anno ci sarà il miracolo di Natale. Allora vi ricordo che il miracolo di Natale è un'operazione che noi facciamo col centro diocesano insieme alla straordinaria compagnia della signora Luciani, e quindi il famoso motto che noi inventammo con Monsignor Alberti è sempre quello: non cambierà mai, portate, portate, portate. Potete già cominciare a portare i doni a Sardegna 1 in via Venturi 5, d'accordo? Lo ripeteremo più volte in queste puntate di Olandesi, ma adesso bando alle ciance, ciancia alle bande, andiamo. Andiamo a visitare il centro più turistico. Ma perché pure all'estero devo sopportare a questo? Penso che siamo con questo. Mi sta distraendo, mi guardo con l'occhio clinico. Stavo dicendo, mi fate dimenticare. Questo è il cuore di Amsterdam. Siamo nel cuore di Amsterdam, stai zitto. Ecco, cosa dovevo dire, una cosa importante. Allora, Tore, ricordiamo cosa sta succedendo ad Amsterdam. Ad Amsterdam in questo momento c'è un congresso, il congresso delle migrazioni. Sì, 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 c'è stato, ma è anche in corso. Oggi è 2 dicembre. Sì, 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 sì. Oggi è 2 dicembre. Ma non mi dite. Sì, non se l'aspettava lei. Aspetta che mi metto in posa a fare una fotografia. Aspetta, sì, sì, anche a me, anche a me. Mettiti qua. Sì. Togli la mano da là. Ma chi è questa? A posto, grazie. Fateci avere la fotografia. Ma che fa? E poi la fotografia quando ce la lascia? Vabbè, comunque stavo dicendo. Ringraziamo innanzitutto Mario Agus. Mario Agus, ecco. Sì, il promotore di questo grande congresso che una grande ospitalità, bisogna dire. Guardate, una ospitalità straordinaria, bellissima. Cosa bellissima, grande, sì. Ricca di argomenti, tante cose belle sono state dette. Ecco, di cosa si è parlato in questo congresso? Immigrazione, di Sardi in generale, delle attività, attenzione, questo è il territorio delle biciclette. Attento! Ma che è qua? Ma queste biciclette sono peggio dei motorini? Sì, 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 no, le biciclette che hanno. Ma le biciclette da tutte le parti. Assoluta, anzi, guai a toccarli. Addirittura? Se tocchi uno, cioè un ciclista, vai subito in galera. Ma che è? Uno tocca così fa, ciao, eh. No, no, intendevo dire altro. Ma tocchi in che senso? Cioè uno tocca un ciclista? Una macchina lo tocca. Ah. Hanno precedenza assoluta. Vabbè, ma hanno pure la precedenza assoluta, ma questi stanno camminando da tutte le parti, sì, sono sì, anche sul marciapiede. È un'invasione. Ma diciamo, un'invasione, dicono, ma camminano dove vogliono. Sì, 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 sì. Ma anche sul marciapiedi, no? Dappertutto. Possono anche sul marciapiedi. Sì, sì.
Purtroppo... Allora, siamoci attenti. Ma questa macchina sta camminando sopra il marciapiede. Adesso, se noi vogliamo girare qua... Ecco, giriamo. Dove siamo adesso? Io non ci sto capendo più niente. Dove siamo? Dove siamo? Conin Plain. No. Conin Plain, ignorante. Sorry, what's the name of this... please. Conin's Plain. Conin's Plain, hai capito? What means? Queen Square. Ah, quella era la piazza della regina. Yes? Yes. Thank you very much. Ok. Ciao ciao. Bye. Bye bye. Ecco, attendo la bicicletta. Minzi, che mi è passata una bicicletta di qua di striscio, ho sentito i raggi della bicicletta qua. Le manette, ho sentito. E questo che cos'è? Quei negozi che ci sono. Ma che è qua? A sinistra si va alla... alla piazza della regina. Andiamola a vedere la piazza della regina. Ma che è qua? Maronna, come si vede che viviamo in, proprio su un'isola io e te, guarda. Mi sto incasinando, non sto capendo più niente. Non capisco niente. Poi sembra che gli viene addosso questo coso. Comunque biciclette dappertutto. Che è quello? Un canale? Sì, ma fallo vedere il canale, se no dici che siamo stati a Amsterdam, me ne fate vedere un canale. Guarda che bel canale che c'è. Ma che fate sul canale? Lo fai vedere da lì, zoom. Guarda che passano le biciclette, spostati. Pericolosissima sta cosa delle biciclette. Immagino. Per uno che non è abituato. No, no, non sono abituato. Io mi sto... c'ho gli occhi aperti proprio perché le vedo sfrecciare. Qui adesso, come vedete voi, guardate quanta gente c'è. Se voi venite qui a mezzanotte, sì? Ne trovate tre volte il doppio. Ma noi a mezzanotte dormiamo. Immagino. Siamo talmente distrutti che... che ce lo immaginiamo solamente. Questi sono dei vampiri, vivono solamente di notte. Ma chi sono i vampiri? Stanno pure i vampiri qua. Ah, i vampiri sono gli olandesi in senso buono. In senso buono. Questa è una via commerciale. Sì, sì, questo è... questo è il cuore di Amsterdam. Ma l'abbiamo detto che hanno discusso nel congresso? Negozi... sì, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Berretti. Ah, i berretti, guarda, i capelli, Fai vedere un cappello? Quanto costa? Ah, vediamo pure la differenza di prezzo com'è. Allora... ma quando è una cosa esagerata, no? Beh, i prezzi sono un po' cari qui in questo paese qua, Ma io un cappello costa mezzo milione. Ma io se mi compro un cappello qua va che miseria allora. Sì. Un cappello mezzo milione, che ora? No, è un paese molto caro, purtroppo, non so, c'è. Sì, è carissimo. Ma che c'è? Pure un cappello del vescovo qua. Se lo vuoi. Ma c'è anche il cappello del vescovo? Che per tu, che sono quello è il cappello di San Nicolas. Ah, ecco. Sant'Enclas. Ecco, che sarebbe il 5 dicembre, se non sbaglio. Quindi adesso, fra poco. Sì, e lo portano queste persone, cioè quelli che vogliono fare festa. Ah, ecco. Ah, si può fare. Sì, se, accompagnati da questo pupazzetto qua che nelle sembianze di lo chiamano Schwarzpit. Schwarzpit perché è nero, ecco, Schwarzpit. E Pitti perché così. Perché così come? Perché è chiamato così, Schwarzpit. Sì. Ecco, allora stiamo dicendo, amici da casa, non dimenticatevi il miracolo di Natale. Vi ricordo che da questo momento è scattata l'operazione del miracolo di Natale e potete già cominciare a portare i regali in via Venturi 5 a Cagliari, ormai la strada la conoscete tutti, oppure diversamente vale anche per gli amici che vivono all'estero, sono qua, anche per gli amici che vivono all'estero possono spedire se vogliono un pacco dono, magari sabuzzo. Penso che abbiano bruciato qualcosa che abbia a che fare con... No, dico, non è che stanno fumando una gamba, no? Siamo lì vicino comunque. Ecco, siamo lì vicino. Se no va a finire che sbatte per te. Ti sente forte? Sì, sì, forte, forte. Mamma mia, ma che? È qualcuno che ha fumato la pipa con quelle erbe strane. Erbe strane, sarà stata marijuana. Senza dubbio saranno quelle lì. E per forza, mi stavo... È nauseante, nauseante. Nauseante, sì, proprio. Sì, sì. Cioè, per un attimo mi sono sentito... Ma di quella roba lì qui ne consuma una tonnellata? Cioè, per un attimo mi sembrava di essere a Milano. Allora, loro dunque... sono così calmi perché usano proprio quella roba lì. Ah, cioè tutti sono calmi per quello. Sì, vedono, tutti incazzati. Oh. How are you? Ugo, che ha detto? Fine, thank you, meno male. Allora, dunque, ho già detto del miracolo di Natale, sì. Mentre quello che stiamo facendo oggi, amici per la strada, è il battesimo di Per la Strada, quindi il battesimo per la strada internazionale, ovvero sia grazie agli amici che oggi ci stanno ospitando qui ad Amsterdam. Noi stiamo cercando di farvi capire che da oggi in poi Per la Strada tenterà, un viaggio faticoso voglio dire, forse sicuramente più impegnativo del girare tutti i comuni della Sardegna, però tenterà di girare tutti i circoli dei sardi. Quindi attenzione, un'operazione molto tosta. Sì, sì, sì.
però dedicheremo tre puntate a Circolo, tre puntate a Circolo. Quindi voi continuate a mandare i fax dove appunto stanno già arrivando, noi vi ringraziamo e vi stiamo per contattare. Alcuni sono stati già contattati, 40 91 201 070. Questo è il numero di fax. Andiamo. Ciao, come va? Dove siete voi? Bene, tu? Io ti conosco. Come ti chiami? Per Pisceda. Ma di dove sei? Cagliari. Cagliari! Non è possibile. Sì, sì. Come stai? Ma c'è il congresso oggi, lo sapevi? Sì. Ma non sei andato al congresso? No, no. Io non sono qua, sono del Belgio. Ah, del Belgio. E vado tutti lì. Sì, tutti in... La tua famiglia? Sì, sì. Ma sono di Cagliari loro? No, solo io. Ah, solo tu? Loro non capiscono? Sì. No. Ah, niente proprio. Sono abruzzese. Abruzzese. Ecco, ma che ci fate qua? In vacanze oppure... No, stiamo girando... Un giorno. E state venendo da... Belgio, Mass Mecklen. Capito dove stanno venendo? Non ho sentito. Mass Mecklen. Come siete pignoli, mamma mia. Uno che sbaglia due secondi una cosa. Allora io dico un paese della Sardegna, che ne so, ne dica uno complicatissimo. Ollolai. Ecco, ma lo sanno pronunciare. Sardegna 1. Perché satellite parabolica. Qualche volta guarda il tuo programma. Anche. Grazie. Abbiamo incontrato già in queste... Vai da città a città anche. Bravissimo, sì, adesso sì. Vogliamo fare tutto il contrario. Adesso cominciamo dall'estero. Dall'estero, in continente, gireremo tutti i circoli dei sardi. Sì. Vi auguro una buona passeggiata. L'anno scorso sei stata anche, se non mi sbaglio, a Sittard. Al circolo sardo, non mi sbaglio. Lui c'è stato. Anche tu con... Anche io. Con Benito Urgo. Sì, c'erano quelli due. Quei due giganti. Sì, sì. Avete fatto le foto insieme. Sono amici miei. Allora salutameli. Sì, ok. Ok, arrivederci, buona Gito passeggiata. E Marcello. Salutali da parte okay. mia. Ok, arrivederci, ciao. Ma qua sta diventando una sorta di via Roma ormai, cioè, vero Ugo? Ci mancano solo i portici. Questa è una strada abbastanza piccola in confronto a quelle più... Cioè una pedonale piccola, diciamo così, ecco. Perché se vediamo questa traversale qui, questa è grandissima. Ma guardate qua che meraviglia. Questo è niente. Vedi, hanno già messo le cose natalizie. Questo è un centro commerciale, ecco. È il Castigatto, guarda. Sì, Castigatio. Che castigato, che ha fatto? Ma pare che sia una definizione latina. Non è che è stato punito. O se era una prigione, non so. Infatti vedi che ci sono queste due cose. Poi qui hanno demolito tanti edifici e hanno costruito queste cose brutte. Critichiamo un poco pure qua, se no qua è tutto perfetto, giusto? Se no sembra che qua è tutto perfetto. Tra l'altro ho scoperto che ad Amsterdam si cammina tutti in un senso e gli altri tornano da un altro lato. L'avevi capito questo? Sono ordinati. Guardate, vedete, noi stiamo camminando di qua, gli altri arrivano dall'altra parte. Chi cammina da questa parte qua è un olandese. Ecco. Chi cammina invece da quell'altra parte è uno straniero. Perché non si è ancora insomma reso conto di questa situazione pedonale. Se uno cammina come sta camminando Ugo è straniero. Senza dubbio. Come sta camminando all'indietro. Immagino. Straniero è pure pazzo a questo punto. Chi va là? Siamo ritornati e stiamo tornando al rush finale. Vi ricordo che siamo in compagnia di Tore. Tore, ci puoi dire qual è il tuo ruolo? Io sono un impiegato dello Stato, lavoro al consolato. Prima lavoravo in ambasciata, adesso lavoro al consolato d'Italia. E mi occupo un po' di tutto, come si suol dire, controllo passaporti, pubblico, un po' di tutto. C'hai il passaporto tu? Io non ce l'ho. Stavo dicendo, tra l'altro, siccome sono tre le puntate che dedicheremo ad Amsterdam, nell'ultima vi daremo anche l'opportunità di conoscere, che è, vedi, cosa sta facendo? Okay, sta suonando il clac. Se sono curioso giovedì la guardano, hai ragione, lasciamo un po' di curiosità. Bene. Comunque tre puntate sono dedicate ad Amsterdam, poi quello che succede. Dove ci stiamo dirigendo? Perché a questo punto io ho perso già... la famosa Kalverstraat, che sarebbe questa qua. Ecco. Questa è la strada più lunga che c'è ad Amsterdam. Che comincia dal Munt, dalla torre dell'orologio. Che inquadriamo in questo Che quella momento. Si chiama Munt, vuol dire la zecca. La zecca? Lì venivano fatti i soldi. Ah, la zecca? Sì, sì. Non la zecca? No, la zecca. Lì venivano stampati i soldi. Ah, ecco. E questa va fino alla stazione centrale, un'arteria molto grande. C'è una marea di gente. Infatti proprio. Ci si fa fatica a camminare anche. Sono quasi impossibile. Parte... Fanno anche dei saluti, ho visto. Sì, è molto bello.
possiamo passarle, se no altrimenti tagliamo una queste. Tagliamo in una traversina. E usciamo. Devi tagliare. No? No. E stiamo qua dentro. Camminiamo. C'è camminiamo. Dove stiamo andando? Chiedi. Che chieda? Ecco, mi faccio fare una domanda curiosa che potrei fare a loro. Che ne so. Una domanda. Ma noi stiamo camminando fuori. Siamo messi male, dobbiamo andare a destra. Ugo, cammina di qua, sennò ti travolgono. Però qua biciclette niente, non camminare in mezzo, ma perché ti devi sempre far riconoscere? Devi camminare qua, lo vedi come funziona? Tutti a destra camminano di qua, quelli a sinistra dall'altro lato, che è anche intelligente così non si scontrano. Giusto? Sì, sì. Ecco. Allora, ecco, cominciamo a raccontare, ecco, i sardi in Olanda sono riusciti ad aver successo, ci sono delle persone che sono riuscite effettivamente a fare grandi cose. Sì, tantissimi, nell'imprenditoria, nella ristorazione, noi abbiamo un bel gruppo di sardi che proprio, insomma, sanno quello che vogliono. In Olanda, ma perché sono tutti alti e biondi? La maggior parte sono tutte alte e bionde. Chiedilo. Ecco, perché sei alto e biondo? Spiegamelo, chiedo. A chi lo chiede? A chi? Questa coppia, va, alto e biondo. Dove sono alto e biondo, questi due? How are you? Good. You sei in Amsterdam? I'm not from Amsterdam. No, where are you from? From Arnhem. Ecco, non ho capito, dove vengono? Dove vengono? Where are you come from? From Arnhem. Arnhem. Io non parlo italiano, siamo italiani, noi siamo italiani. Oh, from Italy. I speak very bad English. But you stay in holidays here? No, just shopping. Shopping? Ok. Yeah. Chiedigli perché sono andati. Io l'ho chiesto. Cosa hanno detto? Ma non mi ha dato una risposta. Gigante cose, no. Now, italiani, piccoli. Everybody from our age is this size. Sono nati così. Ok, thank you very much. Good holidays. Good shopping. Ecco, senti, ma. Sono tutti biondi, alti, una cosa impressionante. No, ma poi c'hanno tutti gli occhi chiari. Ma chi è che ha fatto questa cosa? Ma ci sarà stato uno che ha fatto tutta questa cosa? Comunque è bello, di giri c'è il mondo qua. Certo, non tutti sono... Vabbè, stavo dicendo... Allora, hai detto che quindi ci sono stati dei successi, no? Da parte di alcune famiglie. Perché è finita? È finita già la puntata. Ha visto? Dure, è stata una cosa veloce. Però facciamo una cosa, visto che noi proseguiamo il nostro viaggio ad Amsterdam, gli diamo appuntamento in una piazza importante di Amsterdam. Alla piazza di Dam. Andiamo a piazza della, Regina. Quindi noi ci vediamo domani. Amici di Per la Strada, rimanete con noi, questo è il battesimo di Per la Strada Europe. E vi ricordo che il miracolo di Natale è già iniziato. Cominciate a portare, portate di tutto, abbigliamento, mi raccomando l'abbigliamento che sia buono, i viveri, giocattoli, d'accordo? Via Venturi 5, mentre per invitarci nei vostri circoli 070 40 91 201, ma a breve riceverete anche il nostro fax. Arrivederci, ci vediamo domani.